Siamo qui a ricordare Stefano Bandini. Noi come Teramo Nostro ogni anno abbiamo portato avanti il ricordo di Stefano, perché è stato veramente un eroe che ha sacrificato la sua vita insieme al suo compagno per non cadere sopra una scuola, per salvare altri ragazzi. Anche lui era un ragazzo, perché quando è successo l'incidente aveva 38 anni. Ma dopo noi lo ricordiamo sempre per la sua fede ambientalista, per la sua generosità, che è stato a fare più di 15 missioni nello Sri Lanka quando c'è stato lo tsunami, gratuite, non ha voluto essere pagato. Era veramente un eroe, è un personaggio che ha fatto onore alla nostra città, e noi ci teniamo tantissimo a ricordarlo. Papà? Niente, quello, seguitando il discorso suo, diciamo che quando l'aereo ha preso fuoco e il fumo che entrava nella carlinga, eccetera, eccetera, hanno dovuto rompere uno blocco per far entrare un po' d'aria. Erano arrivati a 300 metri dal mare per allungare e non fare un incidente più grave, e se fossero arrivati in acqua si sarebbero salvati. Invece a 300 metri l'aereo ha puntato subito a terra e è morto bruciato. È un giovane che ha salvato altri giovani, quindi è questo che sì. In ogni caso conta, e che dovrebbe rendere lei fiero. È l'unica medaglia d'oro al valore civile che oggi ha Teramo, ma tante altre medaglie alla resistenza, però l'unica medaglia d'oro al valore civile è stata grazie a Stefano Bandini per il suo eroismo e sacrificio. Io me lo sogno ancora oggi, dopo 18 anni. Dopo 18 anni, sì. E mi mancano tante cose. Anche se ho il secondo figlio che è eccezionale per lui e mi dà la mano. Sì, sicuramente. Sono solo, mia moglie è morta 7 anni fa e io vivo in casa solo, non ho dovuto abbandonare quell'appartamento anche se era un tuo figlio, ma ha detto, dice, vieni qui a Montorio, avvicinati a me, no? No, se io lascio quell'appartamento, voglio il giornale. Sì. È finito. Sono tutti i miei ricordi.